stand dell'Argentina qui al TTG a Rimini con Nadia Lodza e dell'ufficio responsabile dell'ufficio turistico di Salta in Argentina, e Salta presente anche l'anno scorso è ritornata a Rimini per promuovere questa destinazione che non tutti conoscono. Allora, un turista italiano perché deve venire a Salta e che cosa troverà? Bueno, muy buenas tardes a todos. Nosotros invitamos a conocer el norte de la Argentina, Salta, porque el italiano que conozca Salta se va a encontrar con otra Argentina totalmente desconocida. Una Argentina diferente, llena de naturaleza, con muchísima diversidad paisajística a pocos kilómetros de distancia y además con una cultura increíble que se vive y se respira a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Salta es un destino bellísimo desde lo natural, pero además tiene grandes íconos como nuestra ruta del vino. Se puede comer muy bien, la gastronomía de Salta es realmente increíble y tenemos más de 30 bodegas para visitar con la ruta del vino más alta del mundo, con viñedos a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Allora, rispondo alla vostra domanda, quello che ha detto la nostra responsabile è che invitiamo tutti gli italiani a venire a Salta perché trovate un'Argentina diversa. Salta è al nord dell'Argentina, è raggiungibile molto bene con aereo, è collegata molto bene sia a livello con le città principali dell'Argentina e anche con altre città del Sud America, come ad esempio Panama, Lima. Noi vi aspettiamo a Salta perché è una città molto diversa, piena di contrasti di paesaggistici, perché da una parte trovate tutta la foresta, dalla parte ovest trovate tutta quello che è la montagna, e poi è conosciuta anche per la strada del vino, perché si trovano dei vigneti anche a 1500 metri di altezza sul livello del mare. E la caratteristica anche di Salta è la sua cucina, la sua gastronomia. E poi a Salta potete assaggiare e visitare anche le cantine del sud della provincia, il vino tipico, il vino torrontés, che è un vino molto formoso perché giustamente i vigneti si trovano anche a 1500 metri, è un vino formoso, sì. E poi la nostra cucina è unica, potete assaggiare anche l'empanada, quello che diceva lei, quindi vi aspettiamo anche a Salta. A questo punto non rimane altro da fare che prendere un aereo e andare a Salta per visitare un'Argentina molto diversa da quella che tradizionalmente i turisti italiani conoscono, quindi Buenos Aires oppure Bariloche oppure il sud dell'Argentina. In questo caso vi mandiamo al nord a visitare Salta. Grazie.